Dai. Bene, allora l'argomento di stasera è un argomento un po' più tecnico perché si riferisce appunto al restauro della pieve di Corsignano che io ho fatto nel 1992, dal gennaio del 92 a settembre del 92 ed ho completamente restaurato, riconsolidato e diciamo rimesso a posto un po' tutta la pieve di Corsignano. Qui vedete appunto com'era la pieve anticamente e per esempio si nota che la torre era stata mozzata per fare il tetto, diciamo, alla Toscana, cioè un tetto inclinato. In realtà io l'ho dovuta poi, come vedremo, l'ho dovuta rimodificare e riportarla alla configurazione, diciamo, originale. Comunque è evidente che, siccome stasera appunto è una lezione di architettura, ci tenevo un po' a fare, diciamo, una base per potersi poi appunto capire, anche per comprendere il criterio con cui questo restauro è stato portato avanti ed è stato concluso. Bene, e un po' di teoria. In architettura ho detto spesso, come avevo annunciato anche nella piccola didascalia sul mio sito, che non si fa niente senza adoperare il cervello, cioè senza che sia frutto di un processo razionale. Perché anche lo stesso nome architettura significa appunto architettare. Quindi architettare vuol dire utilizzare il cervello per attuare la modifica consapevole dello spazio architettonico attraverso la modifica delle sue relazioni, cioè, un po' meglio, delle relazioni con cui funziona. E questo è valido a piccola scala quando si progetta una forchetta o una zappa. E è altrettanto valido quando si progetta una città. L'architetto avrà sempre a che fare con una serie di relazioni che dovrà conoscere, perché altrimenti la sua bella modifica diventa fatta a caso e quindi molto probabile che sia sbagliata. Tutto questo non deve far confondere l'architettura con la moda, con l'autocitazione e col pensiero che ogni architetto si sente più bravo progettista e più bravo disegnatore sulla faccia della terra. Perché molto spesso la superbia gioca dei brutti scherzi e quindi, diciamo, impedisce all'architetto quel processo per il quale piano piano diventa bravo. Bravo in che senso? Che compie meno errori. Perché pensandoci bene è quasi impossibile conoscere tutte le relazioni che fanno funzionare uno spazio architettonico. È quasi impossibile, specialmente quando si lavora a scala urbana, per esempio. È quasi impossibile e quindi bisogna accontentarsi di studiarle il meglio possibile, bisogna cercare di capirle il meglio possibile, annotarle il meglio possibile e poi una volta che l'architetto ha un quadro soddisfacente del funzionamento di questo spazio, può cominciare a mettere il cacciavite nelle rotelline. Infatti, in questo momento mi viene proprio questo parallelismo fra un riparatore
d'un orologio che deve segnare una certa ora ogni tot tempo, per essere preciso, e l'architetto, cioè se noi non si conosce, noi sapremo l'orologio, che sarebbe lo spazio architettonico. Se noi non conosciamo il ruolo di ogni singola rotellina, ripeto, ogni singola rotellina, mi dite come si fa a intervenirci per esempio per poterlo riparare o per potergli fare risegnare un'ora che magari prima non segnava perché si era un po' sciupato. Quindi è impossibile. Quindi questo è il discorso che mette fuori combattimento tutti quei montati, quei non so più nemmeno come chiamarli, quegli autocitativi, quelli i super campioni che oggi vengono costruiti in vari modi, a cominciare dalla politica per finire alla televisione, i grandi maestri, maestri del cavolo, perché a un certo punto si va a vedere poi le opere e si vede che hanno un sacco di errori, perché loro, diciamo, hanno preso l'architettura appunto per una specie di autocitazione o di un disegno che ora con questi bei computer si possano fare. Una volta si lavorava a mano, si durava più fatica, ora con poca fatica si può benissimo fare un bel disegno, deformare una scatola e far venire fuori una forma architettonica interessante. Cari signori, ma quella non è una forma architettonica, quella non è architettura, quella è un disegno di architettura. Per essere architettura deve soddisfare, come ho detto all'inizio, le relazioni che esistono nello spazio dove la si fa. E nello spazio dove la si fa ci sono sempre dei personaggi scomodi, per esempio l'acqua, gli agenti atmosferici, la vita dell'uomo, come cammina, come funziona, quindi relazione sole, per esempio, per poterne catturare l'energia, o se no non essere surriscaldati, cioè chi più ce n'ha più ne metta. Comunque una cosa per esempio non trascurabile, specialmente nel campo di stasera, cioè nel campo del restauro, è assolutamente la conoscenza profonda della tecnica di lavorazione di tutti i materiali. E questo è un oceano di saperi, quindi bisogna sicuramente sentirsi molto ignoranti. Io quando ero giovane andavo in cantiere e mi ricoprivo almeno 3 volte al giorno per una quindicina d'anni prima di imparare a parlare o di qualcosa di sensato. E ovviamente paragonandomi con quei muratori che erano decine d'anni e muravano mattoni, ditemi voi se un architetto appena uscito dall'università si può mettere a confronto con gente di genere. Cioè, come consigliavo ai miei allievi, se si fosse in classe si sarebbe già fatto la prova alla cuccia di cane, gli avrei velocemente dimostrato, e questa è una grandissima verità, che l'architetto deve tenere molto ben presente, perché altrimenti mi diventa montato e quindi non impara più. Invece, una volta si è capito che siamo dei grandi ignoranti, perché l'architettura è una cosa vastissima, è una scienza vastissima che le comprende tutte, ripeto, è una scienza che le comprende tutte, perché se io progetto un ospedale devo essere anche dottore, devo essere chirurgo, devo essere infermiere, devo essere muratore, devo essere tante cose per poterlo progettare, altrimenti la gente che purtroppo ci va dentro la ci sta male. Ecco la famosa autocitazione, cioè l'architettura fatta per noi stessi e non per gli altri, perché l'architetto l'è portato a progettare la vita dell'uomo e quindi deve sempre avere quel viziaccio di mettere l'uomo al centro e non la sua propria, diciamo, vanità. Ma siccome stasera, diciamo, non è una lezione di composizione o di tecnologia pura, perché si parla di restauro,
purtroppo il restauro è ancora peggio di tutto questo, perché oltre a tutto quello che si è detto prima, che riguardava l'architettura, il restauro c'ha a che fare con monumenti che sono degli oggetti irripetibili, che hanno un brutto viziaccio. Sono tutti fatti con tecnologie antiche che hanno avuto millenni per essere razionalizzate, perché ogni muratore che ha fatto un certo lavoro sicuramente ha aggiunto un qualcosa di suo. Ora, pensate un attimo alle teste di quanti uomini hanno lavorato sulle murature, sulla lavorazione dei materiali, per esempio sulla pietra, sulle tecnologie antiche di come si fanno le volte, gli archi, quante teste ci hanno lavorato e voi ci avete solo la vostra. Quindi pensate con chi ci sa a che fare, con tutte questi milioni di artigiani che hanno dato, architetti anche, che hanno dato un contributo su oggetti che ora vi trovate davanti. E se volete fare il restauro di questi oggetti, che si può appunto parlare di un portale, ma addirittura si può parlare, come è il caso di stasera, ad una chiesa, bisognerà che voi conosciate tutte le tecniche, tutte le tecnologie che sono implicate nei materiali e nell'oggetto che ci avete davanti. A questo punto, perché qui stasera non si può fare un ciclo di lezioni, quindi bisogna che sia abbastanza veloce, a questo punto bisogna intervenire col modo più efficace. Bene, col modo più efficace, facendo il meno possibile, cioè bisogna consolidare, eventualmente restaurare questo monumento facendo il minimo indispensabile, perché tutto quello che noi modificheremo non sarà più originale. E quindi, quando avremo a che fare con le parti che lo fanno funzionare, bisogna sapere bene come avviene questo funzionamento per poterci intervenire sopra facendo appunto il lavoro ridotto al minimo. Ci sono alcune alcuni grossolani suggerimenti, per esempio come vengono dalla Carta d'Atene, per la quale io tutto quello che faccio deve essere ravvisabile, cioè quando io fo un qualcosa di mio sul monumento, bisogna che lo faccia in modo che i posteri sappiano vedere il mio operato. Quindi denunci i lavori, le cose che faccio su questo monumento. Allora, praticamente, se l'architettura, come abbiamo visto all'inizio, era una cosa difficile, il restauro lo è indubbiamente di più. Perché? Perché bisogna, per esempio, cominciare dalla conoscenza della storia di questo monumento, per cominciare a individuarne, per esempio, gli stili che lo hanno interessato. Così ci accorgeremo che, per esempio, siccome un monumento ha avuto una vita, per esempio come la Pieve di Corsignano, si parla del VII-VIII secolo, per me un po' di più, ma comunque diciamo VII-VIII secolo, si arriva fino al secolo XIV. Quindi ne ha passati di secoli questa pieve, e quindi, come ho potuto accertare di persona, quando si comincia a vedere le sue strutture, si nota l'età, perché
perché si vede benissimo che, per esempio, tutto il tetto era stato rifatto decine di volte e non c'era assolutamente più nemmeno una trave originale. Erano tutte ammalorate, piene di larva, e quindi ci toccava levarne cosa perché cascava tutto di sotto, come vedremo. Comunque, al di là di questo, è evidente che, per riassumere un po' il concetto iniziale, che l'architetto, davanti a un tema di questo tipo, deve assolutamente cominciare da quella che è il pezzo forte dell'architettura, è la conoscenza. La conoscenza si torna sempre lì, e quindi con la conoscenza si può fare questo lavoro. Nella foto che state vedendo, che è della pieve, diciamo, alla fine dell'Ottocento, si vede chiaramente che gli hanno fatto la torre longobarda. Ve lo dico subito: una torre longobarda del VII secolo, che c'era prima della chiesa e l'hanno usata come campanile. Gli hanno fatto una porta e l'hanno tagliata per fargli il tetto. Ecco, per esempio, questo è un discorso che un architetto deve capire, perché se vuol riproporre l'aspetto del monumento come l'era originale, dovrà correggere questa grave offesa che gli è stato fatto. Per esempio, si vede bene che quella porta in fondo alla torre, le torri non c'avevano le porte vicino a terra. Cari signori, vedete che bisogna diventare anche guerrieri medievali. Le torri c'avevano le porte a un paio di metri da terra, perché non dovevano essere così facilmente accessibili. Questo è un primo indizio. Secondo indizio: si va a vedere la muratura, e uno come il sottoscritto, che di muratura se n'è digerita per 40 anni, si accorge subito che la porta è stata tagliata nel filaretto di pietra di Pienza, di questo tufo bellissimo di Pienza, color oro, e praticamente è una modifica apportata anche questa, forse quando gli fu fatto il tetto. Fu un po' storpiata. Un'altra cosa che si nota subito: guardate un po' come è ridotta la facciata della chiesa. Cioè, quegli archetti che sostenevano appunto la mensola di copertura, l'aggetto di copertura, e stando ritti per miracolo, ne manca mezzi. E questo è un altro discorso. Perché? Perché questo fa parte dei movimenti che questa chiesa ha subito. Ricordiamoci che siamo a Pienza, sotto questa chiesa c'è l'argilla, e la chiesa se ne sta andando a valle, perché siamo su un pendio, se ne sta andando a valle insieme a tutta la collina, e purtroppo ci va a pezzetti. Perché? Perché è un monumento che non reagisce a trazione, perché lei è un monumento che è fatto di pietra e legno, quindi non c'ha la possibilità di reagire alle sollecitazioni di trazione che sono innescate quando sotto gli si muove il terreno. Tant'è vero che quando sono arrivato io nel 92, la chiesa si stava praticamente aprendo come un libro, cioè ogni muro aveva una rotazione di piede e lo faceva ruotare verso l'esterno, il tetto lo spingeva. E quindi ora vi farò vedere appunto alcuni aspetti che denunciano subito la situazione che c'era, la situazione spaventosa. Perché? Perché c'era praticamente questa azione forte sulle pareti laterali della chiesa, che aprivano i muri verso l'esterno. Ora, di qui le lesioni non si possono vedere. Io stasera non volevo fare una lezione troppo sofisticata, ma praticamente tutta la facciata, tutto il pavimento della chiesa, tutte le pareti della chiesa erano piene di lesioni, sciami di lesioni. Perché? Perché non c'era un movimento preciso, unico, che
ledeva, capito? Che faceva l'azione, diciamo, di dissesto, ma era un dissesto proprio generalizzato, perché la Chiesa si stava muovendo insieme alla collina, viaggiando su un letto d'argilla. Un'altra cosa che mi è un po' dispiaciuto, mi dimenticavo di dirla, che questo restauro è stato possibile grazie a un prete, Don Ecilio Rossi di Pienza, una grandissima persona, che si è dovuta addirittura impegnare l'eredità della sua mamma per fare il lavoro. E io ho dovuto fare i miracoli, che ora vedrete, per poter fare questo restauro con pochissimi soldi, quasi insufficienti, e inventare un dispositivo che, restaurando il tetto, restauravo anche muri, consolidavo anche muri. Cioè, praticamente ho dovuto architettare, bellissimo termine, architettare un dispositivo che, consolidando il tetto, consolidava anche le murature laterali che si stavano aprendo, perché i soldi per fare tutti e due i lavori non ci s'avevano. Devo anche dire che in tutta Pienza fu raccolto 4 milioni. Questa fu la somma che ci dettero per fare questo restauro, questo consolidamento, i bottegai di Pienza, forse perché pensavano che a Pienza la gente ci andava per il formaggio e non per questi meravigliosi monumenti, come la pieve di San Vito e Modesto, questo è proprio il suo nome, una delle più belle pievi della Toscana, una delle più antiche pievi della Toscana, messa in luce dallo stesso Mario Salmi, che la cita proprio come uno dei primi esempi di romanico toscano che abbiamo l'onore, appunto, di possedere. Quindi una pieve illustrissima, come farà vedere anche dentro, ve lo farò vedere da ultimo, il Cristo di legno di Pero, che è uno dei più antichi crocifissi che ci abbiamo in Toscana e che è conservato dentro questa pieve. Ma ritornando a questo grande personaggio, Don Ecilio Rossi, questo prete ha dovuto chiedere mutui, ha dovuto compromettere l'eredità della madre per poter fare questo restauro. E quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che quando c'è un sacco di soldi da sprecare siamo tutti bravi, ma quando purtroppo bisogna spaccare il capello in sei, e allora lì si vede l'architetto e si vede l'esperienza, si vede la sua esperienza, la sua conoscenza e soprattutto la sua testa, che io ribadisco ancora una volta essere la caratteristica più importante che deve possedere. Quindi questa è per la lezione, nel senso, cercate di ignorare tutti quelli che invece hanno tanta boria e si mettono tanto in luce ma non capiscono nulla, perché molto spesso fanno brutte figure anche davanti a un semplice artigiano con calli sulle mani. Come ho fatto io all'inizio, ve l'ho detto, mi ricoprivo 3 volte il giorno e poi alla fine capii immediatamente la lezione. Qui è bene sta zitti e cercare di capire che fanno, e chiedendo con umiltà che stanno facendo, perché io tante cose che vedevo fare non sapevo nemmeno da che parte cominciare a capirle. Quindi chiedevo con umiltà e mi era risposto. Dopo una 15 d'anni di questa zolfa, e mi sono accorto di essere diventato io uno che poteva aprire bocca nel campo della tecnologia antica, per esempio, e quindi nel campo del restauro. E mi è servito per tutta la vita, arrivando a risultati che secondo me
sono molto belli perché sempre ottenuti con pochissimi mezzi e affrontando problemi veramente tosti come San Martino a Mensola, per esempio, un esempio, come questa stessa Pieve di Corsignano, la Torre di San Giovanni all'Isola d'Elba. E poi per non essere nemmeno citati, non me ne frega nulla, tanto c'è il progetto, però di sottoscritto che ha fatto tutto il restauro, ora ve lo fa vedere, e Don Cilio, non si parla nemmeno a Pienza, non ci hanno nemmeno riconosciuto questo merito, che il vescovo mi disse, c'è architetto, te l'ha fatto un miracolo, mi disse, quando ci fu l'inaugurazione, perché non se l'aspettava. Comunque lasciamo fare, che quello che conta è quello che siamo, non quello che si appare. È il mio grande motto questo. Cominciamo, ora che diciamo si è un po' scaldato l'ambiente, si comincia un pochino a entrare dentro. Quindi questa è la pieve del primo restauro, chiamiamolo restauro, l'hanno mezzo disfatta, e questa qui invece è la pieve di oggi. E che si vede? Si vede una cosa, per esempio, non so se la riuscirete a. Io nel mio video ce l'ho un po' piccola, però credo la si veda. È una pieve stranissima. Perché? Perché tanto per cominciare c'ha delfini, c'ha nel portale c'ha scene di mare con delfini, pesci. Diciamo questa, e che ci fa una pieve con delfini e pesci in mezzo alla campagna di Pienza? È una cosa abbastanza interessante, stranissima. Bisognerebbe davvero capire, questo magari potrebbe essere oggetto di uno studio, come mai questa pieve è stata caratterizzata da dei bassorilievi che hanno per oggetto delle creature marine. Un'altra cosa interessante, ecco, si vede chiaramente qui nel portale, ora so cosa, oddio, sì, qualcosa si vede, ma comunque spero lo vediate un po' meglio. Questo, per esempio, è il portale laterale, vedete che è una pieve molto strana. Perché? Perché non è un nostro romanico, non è un nostro romanico questo. Questo è uno stile un po' particolare, che non viene dai nostri popoli della Toscana dell'epoca. Infatti voi non avrete mai visto un portale di questo tipo in una nostra chiesa romanica. Questo quindi, secondo me, viene da dei popoli del nord dell'Europa che in qualche modo si sono insediati e hanno fatto questa pieve. Perché diciamo, dandogli questo stile che sì, forse nell'arco con l'architrave, vedete quest'architrave, questo sordino, un po' si richiama al romanico, ma quei bassorilievi che si vedono anche sulla porta, diciamo, laterale, non sono assolutamente toscani, questa è roba di popoli nordici. Quindi, siccome sappiamo che la torre, diciamo, corrisponde in modo quasi assoluto a una tecnologia longobarda, è possibile che questa chiesa abbia le origini proprio in quei secoli lì, cioè si vada addirittura al VII secolo. E quindi voi capite che pieve è una pieve antichissima. Evidentemente, anche se ha subito qualche rimaneggiamento, perché in questo caso tecnicamente non è possibile vedere l'ammorsatura dei piedritti laterali dell'architrave e addirittura dell'arco che sembra inserito in epoca successiva alla muratura esterna. Invece a me sembra impossibile, quindi secondo me è nato tutto insieme, quindi è proprio un elemento architettonico dovuto
a chi ha fatto la chiesa, si vede benissimo che sono appunto queste figure strane che non appartengono assolutamente al nostro romanico. Il nostro romanico ogni tanto inseriva sì degli animali, ma esempi semplicissimi, non certo a questi livelli. Credo che da sì, vorrei però, come se casomai ne parlo un po' in fondo dal punto di vista architettonico, perché se no ci si fa. Allora, io come subito vi ho detto, quando io fui chiamato dal grande Don Ecilio, mi disse: "Cioè, professore, io ho un mare di matrimoni e non li posso fare. Mi viene un sacco di gente a sposarsi in questa chiesa e ho dovuto chiuderla perché mi è cascato tutto di sotto." "Come ne devo dire il cascato di sotto?" "Venga a vedere, venga a vedere." Mi porto a vedere. E giustamente la prima cosa che si nota, non importa essere architetti, è che c'era una bella buca nella copertura. E quindi questa bella buca significava una cosa molto molto seria, che qui c'era tutta la struttura di tetto che era critica, assolutamente critica. Poi vedremo, c'era purtroppo altre cose. Comunque per ora si notava questa porzione di copertura che era venuta di sotto, perché un arcareccio ha ceduto e si è portato giù tutta la zona interessata appunto da questo arcareggio. La torre invece denunziava delle aperture, si stava aprendo sulla sommità, si stava aprendo in sommità, e quindi anche quella necessitava assolutamente di consolidamento. Quindi già c'era due elementi abbastanza brutti, abbastanza complessi, con i quali avere a che fare. Come potete vedere dalle paraste, vedete le paraste? Questa è una torre fatta in un modo elegantissimo, perché addirittura aveva appunto queste paraste di rinforzo in una muratura circolare a spessore più basso, irrigidita appunto da queste paraste, all'interno delle quali c'erano inserite la serie circolare delle finestre. Quindi diciamo è un monumento abbastanza interessante. E devo dirvi che la muratura della torre, nonostante si veda benissimo la parte fondale, che è questa un po' più arrangiata, era fatta con un bel filaretto di tufo di Pienza. Io l'ho sempre chiamato tufo di Pienza perché è una pietra abbastanza morbida, ma che ha delle caratteristiche meccaniche buone, cioè che resiste bene alle intemperie. Ecco perché è difficile parlare di un tufo, ma comunque assomiglia moltissimo al tufo, ed è praticamente di un colore bellissimo, come vedete, un giallo oro, e io l'ho chiamata appunto sempre il tufo di Pienza. Ecco, qui vedete una panoramica dall'altra parte, e si vede bene, ecco qui, vedete, eccolo qui, vedete il fuoripiombo brutto della torre, come van fuori, vedete, no? Si vede chiaramente nel profilo. E come è ridotto questo tetto. Fra l'altro, questo tetto, no, vedete, anche qui c'è una cosa interessante per i miei allievi o per i curiosi, che non è un tetto toscano, perché questo è un tetto coppettevole, con il coppo di sotto e due tegole e due coppi sopra, scusate, coppo e controcoppo, no coppettevole alla toscana. Coppo e controcoppo, e quindi non è un tetto alla toscana, sembrerebbe un tetto alla romana. Evidentemente chi l'ha rifatto l'ultima volta aveva questa tecnologia sotto mano, e hanno fatto un tetto che non è toscano. Guardate,
Allora, questo se ci sono dei miei allievi, insomma, degli allievi che vogliono imparare qualcosa sul restauro, oltre a qualcuno più bravo, vedete, quando ci sai che vedere e che cercare, è facile fare le diagnosi, anche se sono sempre difficili, però il colpo d'occhio è fondamentale e si vede subito come l'è ridotto questo tetto. Guardate la gobba, la sella che ha questa trave di colmo. Guardatevi come sono ridotti gli arcareggi, le travi incassate nella muratura che praticamente sono ammalorate. Perché? Perché murate nella muratura. Allora, tanto perché voi lo sappia, io in questo tetto ci ho trovato almeno una decina di tipi di legno. Che cosa vuol dire? Vuol dire che via via che questo tetto si rompeva, lo riparavano perché ci avevano. Magari un puntone diventava una saetta, perché non buttavano via nulla, ma riempiegavano il legno ammalorato e il legno vecchio per riparare il tetto perché costava. E quindi quando uno arriva dopo tutti questi secoli a mettere le mani su questo tetto, si trova davanti a una scenografia che è veramente sconfortante e di poco. Comunque, questo, insomma, per una addetta ai lavori, qui non c'è bisogno di insistere tanto. Si vede chiaramente a che livello c'era. Regime elastico, quindi prima, diciamo, vicinissima e collasso. Oh, eccolo qui. Ora, una persona addetta a lavori, che cosa vede in questa semplicissima fotografia? Vede che c'è una rotazione di un muro di colmo di almeno 40, 30-40 centimetri. Come si vede, il filo di un muro era questo. Guardate dove è il muro ora. Quindi qui c'è una rotazione di 30-40 centimetri che gli antichi hanno restaurato come? Intonacando con della semplice malta la lesione che si era provocata nella rotazione di un muro. Quindi, signori, siamo davanti a rotazioni di 30-40 centimetri verso l'esterno. Guardate queste bozze come le stanno. L'orizzontale è questo, eh? Questa guardate come la sta. Significa che qui c'è un movimento verso l'esterno, una rotazione di piede verso l'esterno che è spaventosa. E quindi la chiesa, che giustamente vedete qui si stava riformando nuovamente la lesione, nonostante che questa sia stata ripresa da pochi anni, la chiesa era sicuramente condannata al collasso totale, perché se rotavi il muro verso l'esterno da una parte e verso l'esterno da quell'altra, si era fritti. Ecco, però prima di andare qui devo tornare qui. Bene, si era fritti perché, anche perché vedete, ora se ce l'ho, quando ce l'ho qui, no? Devo ricordarmi quando vi farò vedere l'arco absidale che aveva praticamente la chiave appesa per 1 centimetro di mattone, stava sputando la chiave perché si stava aprendo e quindi sputava la chiave. Quindi gli sarebbe crollato sicuramente tutta la chiesa. Tetto, muri e arco absidale. Veniva giù tutto. Ora vi fa vedere qui alcune cose. Per esempio, notate che queste pietruzze dove si c'è stata agito la lesione sono tutte pulite. Che cosa vuol dire? Se le pietre sono pulite, le è un segno poco buono.
perché vuol dire che la malta l'è diventata terra. Ecco perché sono pulite, perché se la malta c'ha ancora la tenacità, la sta attaccata e non lascia la pietra pulita, ma ovviamente la ci sta addosso. Invece la pulizia di queste pietre, poi le vedrete anche in altri punti, ci fa capire, qui poi ne parliamo, siamo dentro il muro della navata centrale, la ci fa capire che la situazione, oltre ai movimenti innescati nelle stesse strutture, c'era anche tutta la parte apicale della chiesa con la malta diventata terra, cioè praticamente non c'era più collegamento fra le pietre murate, era tutto appoggiato. Ora immaginatevi voi, essendo tutto appoggiato, io do una spintina d'assestamento, il che sarebbe successo se io e Don Ecilio non si metteva le mani velocemente su questo monumento. La pieve di Corsignano, cari signori, e non c'era più, o ce n'era mezza, tanto per essere chiari. Ecco, guardate da voi le pietre come sono, sembrano pulite, candeggiate, tutte pulite, tutte pulite. La malta era polvere, polvere, quindi non aveva più consistenza. E purtroppo siamo sulla sommità che si stava aprendo, vediamo se riesco a farvi, ecco, si stava aprendo verso l'esterno. Un muro da una parte e un muro da quell'altra, e guardate che c'era in cima. Quindi assolutamente nessuna possibilità di contrasto a queste spinte verso l'esterno. Addirittura la presenza di quel povero tetto mezzo rotto bastava, la sua spinta, a portare verso l'esterno ancora di più la muratura, piena di lesioni, era piena di lesioni. Ecco, qui si continua il discorso, si vede benissimo, quindi l'azione che io ho dovuto intraprendere, che è quella di consolidare e collegare, soprattutto collegare la parte apicale di tutte le murature della chiesa. Non c'era altra possibilità. Perché ho fatto questo? Perché solo lì c'era questo bisogno, perché la malta si era sciupata, si era deteriorata nella zona in cui era più a contatto con l'umidità e con l'acqua. Nei secoli la malta si deteriora, diventa polvere per questo motivo, perché con l'acqua piano piano per trazione la fa diventare sempre più incoerente fino a che non diventa polvere. Ma per fortuna, questo succede in sommità. Quindi ve lo dico subito, mi sono guardato bene da toccare muri sotto, perché sotto muri non aveva proprio nulla, in quanto erano assolutamente al sicuro dall'azione delle intemperie e dell'acqua, e la malta era ancora buona. Poi basta fare un saggio per capirlo. Qual è stata quindi la scelta del criterio di questo restauro? Individuare subito dove agire, e quindi si agisce dove c'era questa assoluta mancanza di collegamento, ed era la sommità dei muri. Come ho potuto fare per dare un minimo di continuità, legarla, cioè come si dice in gergo, di legarci la sommità? Ho smontato, perché
queste pietre venivano via con le mani, cioè, ecco perché ho detto smontare, perché bastava pigliarla, mettila sotto dove la si è tolta e la pietra veniva via pulita. Basta guardare quelle che c'è in questa zona qui, eccoli, ora finalmente c'ho l'indicatore. In questa zona qui, queste sono pietre che erano sulla muratura, vedete come sono belline pulite, queste venivano via con le mani. Allora si è smontato una zona di una trentina di centimetri da una parte sola, perché? Perché come vi ho detto all'inizio si interviene facendo il minimo indispensabile. Allora giustamente ho smontato solo uno dei due paramenti murari del sacco, perché questa è una muratura a sacco, ho smontato una parte del filaretto interno, mi sono liberato la zona dove c'era tutta questa malta polverulenta presente e l'ho sostituita con un cordolo in cemento armato. Io non avevo assolutamente la possibilità di adoperare altri materiali perché non sapevo una lira per far due, e quindi ci toccava lavorare appunto con sistemi più semplici e le malte diciamo più efficaci, ma che dai giusto costo, insomma, ecco. Quindi però è venuto fuori una cosa perfetta e quindi sono contento lo stesso. Come si vede, questa situazione era generalizzata, ecco, e ora si comincia a parlare della struttura che è stata quella che mi ha permesso di impedire la rotazione verso l'esterno di questi muri, consolidando solo il tetto. Quindi quando mi resi conto della situazione generale della chiesa, quando formulai il progetto, chiaramente successo un episodio abbastanza delicato, perché noi si era montato il servizio sotto il tetto e il primo giorno di lavoro è che un operaio ruppe lo scempiato e passò di sotto con la gamba, cioè praticamente gli è ceduto il tetto sotto. Io a che punto fui avvertito, perché anche si discute sui lavori come si... Io fui subito avvertito, andai a vedere il cantiere e non si fece nulla, nemmeno un graffio, quindi andò tutto bene. Però gli si fermi tutti giù, sui tetto non ci monta più nessuno. Fu una cosa immediata, per nessun motivo, perché nonostante si fosse messo a cavallo della copertura, va bene, questa tavola aveva fatto che si era aperto e quindi si era quasi passati di sotto. Allora fui chiamato, andai e io solo dentro un cestello, mi feci mettere dentro questo cestello e arrivai alla copertura faccia a faccia. E cosa noto? A guardarla, l'avete vista voi, eccola qui, guardate, vedete nulla voi in queste travi? Non si vede nulla, sembrava perfetta. O questa, dico io, come sarebbe a dire, un legname perfetto, esternamente perfetto, che si rompe sotto il peso di una persona con la tavola di 5 messa sopra per camminare sul tetto. Non mi tornava, fino a che non presi in mano un pezzo di legno. Prendo in mano un pezzo di legno e invece di pesare una decina di chili e pesava mezzetto. Oh, porca miseria! E lo guardo
e ci vedo dei buchi grossi come il dito di una mano. Purtroppo in questo tetto c'era entrato quel maledetto parassita infido, peggio di virus che si può trovare, che è la larva. Perché? Da non confondere con il tarlo, perché il tarlo fa fuori ma sta superficiale, quindi non entra mai dentro l'alburno, cioè non entra mai dentro il legno. La larva la fa esattamente l'opposto, lavora dentro l'alburno, cioè dentro il legno, non esce mai allo scoperto. Se deve uscire allo scoperto, la si fa una specie di piccola galleria con il rosume e ci passa dentro per passare da un alimento di tetto a quell'altro. Sentite come è infida, ma non si fa mai mettere alla luce, perché sembra che questi parassiti di legno, questi insetti, siano sensibili alla luce. Allora non escono all'aperto. Morale della favola: voi vi trovate davanti a delle strutture di legno apparentemente perfette, ma completamente andate, proprio non più in grado di reggere la funzione strutturale a cui sono state, per cui sono state messe in opera. È evidente che quando mi accorsi di questo discorso, io mi sono fatto tutto il tetto della pieve di Corsignano dai di sotto, portato con questo carrello in questo cestino, in questo trabattello, via. Io ogni tanto bisogna che usi i termini di architettura. Dentro questo trabattello mobile io mi sono fatto tutto il tetto con il martellino, me lo sono martellato tutto e mi è venuto fuori una tristissima verità che dovette andare a dire subito a Don Cilio: Don Cilio, qui è veramente un macello, bisogna cambiare la struttura del tetto. Perché? Perché se voi lasciate uno di questi insetti dentro a un tetto, l'anno dopo voi cominciate da capo. E quindi io feci una bella relazione alla sovrintendenza di Siena, gli mandai una relazione, gli feci notare che il tetto non era più, diciamo, congruo con la storia della chiesa, perché come si vede erano tutti pezzi di legni arrangiati di varie qualità, messi in opera, insomma era tutto un macello, non era certo un tetto con le intarsiature che altrimenti bisognava rispettare e non toccare. Ma essendo per fortuna una specie di relitto, in questo modo si propose la sostituzione di tetto. E quindi a questo punto fu anche una bella spesa e praticamente condizionò tutto il restauro. Perché? Perché la maggior parte dei soldi dovevano andare nei muri, sono andati a finire in questo tetto. E nei muri mi sono limitato alle operazioni proprio indispensabili per conferire una continuità strutturale accettabile che permettesse alla chiesa di sopportare questi movimenti di assestamento che la vedevano, diciamo, che la interessavano per colpa del terreno. Ecco, questi sono i cordoli, queste sono le strutture. Noterete una cosa interessante, che le strutture sono un pochino più dimensionate e qui si comincia a entrare nel discorso del ruolo del tetto nel consolidamento delle murature. In questo
discorso, il tetto c'ha un ruolo importante, perché sono riuscito a far diventare il tetto il sistema di incatenamento dei muri della chiesa, come vedrete facilmente fra poco. E quindi per ora vi dico, notate un po', diciamo, la grandezza un po' più forte di questi arcareggi, e perché dopo, fra poco, verrà il motivo. Comunque qui siamo allo stesso lavoro, vedete, di smontaggio di uno dei due paramenti delle murature della chiesa. Si continua a notare, non importa che insista troppo, si vede chiaramente come queste pietre sono belle pulite, per farvi capire che la matta qui non sapeva nemmeno che l'è la tenacità. Basta vedere tutte queste disgiunzioni nei giunti, che poi questa chiesa è stata anche ripresa via via con questi giunti cascando di sotto, insomma. Però si vede bene, da come le pietre sono pulite, che la matta più non ce l'ha più. Ecco. No, che ho fatto? Non vedere, Scusate, devo prenderci un po' di mano. Ecco, qui si vede, si continua, vedete, questo è pronto per essere poi lavorato. E qui siamo arrivati all'arco absidale che stava venendo di sotto. Quindi l'arco absidale, vi ho detto che, essendo legato a muri laterali, si stava aprendo. Ora, se voi a un arco voi gli aprite, ecco, gli aprite gli appoggi e vi casca in capo, tanto è vero che questo povero arco stava sputando la chiave. Allora gli si è tolto la malta di sacco, ancora una volta la malta di sacco, e l'abbiamo sostituita con un cordone cemento armato. E quindi gli abbiamo dato una bella consistenza. Ora il giochino è abbastanza bellino, perché senza toccare l'arco, perché l'arco c'ha una struttura sotto che è originale, non si poteva mica smontare la parte, diciamo, dei conci, se no, se solo siccome era aperto da sopra, si è votato da sopra e siamo arrivati ai conci. I conci sono rimasti loro, nessuno l'ha toccati. Ma se voi sopra questi conci vi mettete un cordolo in questo modo, sopra un cordolino in questo modo, è chiaro che il cordolo impedisce all'arco di aprirsi e si tira e fa questo lavoro, vedete? Lo pigia e quindi lo stabilizza. E a questo punto, con un semplice cordolino al posto di sacco nella parte superiore, che non si sciupava nulla di vecchio e di antico, l'arco è stato perfettamente consolidato. Ed è evidente che una volta che sono uscito coferri di questo cordolo, gli ho collegato il cordolino dei muri delle navate centrali. Ora non so se cominciate a capire lo schema, perché io cercavo il collegamento apicale della chiesa, e quindi questo era fondamentale che lo potessi costituire. Quindi l'arco absidale, esce il cordolo che lo tiene e va a incastrarsi nel cordolo che proveniva dalla sommità della navata centrale. Qui lo vedete bene, si vede il vuoto che c'era, sotto ci sono i mattoni che nessuno ha toccato, ovviamente, vedete? E quindi eccolo qui, ora qui è un po' sporcato, ma questi sono mattoni originali, nessuno li ha toccati, e questo è l'arco consolidato e nessuno vede nulla. Allora, vediamo, ho perso la diapositiva, eccolo qui. Ecco, questo è per esempio la parte centrale
Vedete, questo è l'arco originale che nessuno ha toccato. Questa era poggiata sull'arco originale che nessuno ha toccato. E qui dentro, con la forma che vi ho detto a triangolo, si vede il cordolo che si va a innestare in questo punto dalle parti nella sommità dei muri, e quindi si fa un bellissimo collegamento. Senza far vedere nemmeno una catena, perché il mio terrore era di far vedere una catena di ferro incatenata alla chiesa. Io avevo il terrore di arrivare a quel punto lì, proprio non volevo assolutamente che si vedesse nulla, ma dovevo collegare tutto. Ecco l'architetto, ecco l'architettare, e questa fu una bella pensata. Qui siamo alle solite, vedete la terra, si vede chiaramente la terra, vediamo un po' più forte, qui uguale, qui siamo nella zona iniziale, questa è la sacrestia, questa è la parte iniziale, perché giusto, mi dimenticavo, non potendo lavorare su tutto il tetto, si divise la chiesa in tre parti e quindi si è lavorato per settori. Si è lavorato per settori lasciando le altre porzioni di tetto in opera come erano prima, ovviamente mettendo da parte le tegole, mettendo da parte il legno che fu messo nel campo accanto alla chiesa e sostituendo via via le strutture di tetto con strutture nuove che dovevano assolutamente essere sostituite. Qui siamo sul muro laterale, questa è la parte absidale, qui siamo sempre a vedere, diciamo, l'azione, vedete, di smontaggio di un paio di filari interni della muratura del paramento esterno, appunto per poter cercare di fare meno smontaggio possibile per sostituire, per inserirci dentro poi il cordolo di collegamento che diventa invisibile. Qui si comincia a vedere, appunto, qui siamo nella sacrestia, siccome nella sacrestia non c'erano le capriate, vedete che c'è un arcareggio e dei correnti che sostituiscono la struttura originale. Qui si vede bene il cavedio dove è stata asportata quella la terraccia che costituiva il sacco del paramento murario antico, che era diventato polvere, chiaramente. Qui sono i muratori a lavorare, ovviamente. Che cosa vi dice per la corda tesa in cantiere? Che si dovevano rispettare in modo assoluto le dimensioni originali delle murature, non si potevano certo modificare. Quindi la cordicella bloccava il discorso alla misura che si era trovato prima. Questa è la sacrestia coperta e nelle mezzane ho preferito stuccare. Allora, sono state messe in opera in un modo un po' particolare. Sotto sono murate, stuccate a grassello di calce vera, quindi calce bianca vera, grassello di calce, e per stabilizzarle un po' meglio, sopra ci ho messo invece una malta di calce e cemento per dargli un po' più di consistenza, perché ricordiamoci che questa chiesa la continua ad andare a valle, quindi bisogna avere degli elementi strutturali che siano abbastanza stabili. Quindi se l'avessi sopra messo della semplice malta di grassello per fare insomma il bellino, non sarebbe servito a nulla. Quindi ho preferito fare una stuccatura, tanto non si vede, quindi là non si vede, dello scempiato della sacrestia e di tutta la chiesa, poi fra l'altro,
in questo modo, come si vede qui le grigio chiara, perché c'è parecchia malta di calce e un po' di cemento. Ecco, qui avete un'idea della stuccatura invece dello scempiato del tetto. E si vede chiaramente le mezzanine murate a grassello, vedete il filo bianco, tutte murate a grassello, con sopra questa stuccatura a malta bastarda. Un'altra cosa molto bella per i miei allievi, mi avranno sentito parlare spesso a lezione, che il legno è un materiale vivo, è un materiale vivace. E quindi c'ha bisogno di muoversi, perché se un si può muovere, ha un'azione lesiva nei confronti della muratura dove l'è alloggiato. E allora, quando si fa le sedi di incasso delle strutture d'un tetto, specialmente 18 metri di luce, come l'è questo tetto di questa chiesa, bisogna avere l'abitudine di fare degli spessori. In questo caso noterete c'è di semplice polistirolo infilato dentro, degli spessori che lo tengano lontano dalla parete dove alloggia, di modo che una volta tolti gli spessori, diciamo dal cavedio formato, lui ha 3-4 centimetri d'aria tutto intorno che lo fanno respirare e quindi gli impediscono l'ammaloramento. Vedete qui si nota già il lavorino di stuccatura, come si vede bene, vedete bene qui, con che tipo di malta? Con la malta che avevano usato per fare la chiesa, una malta di calce aerea naturale, che al posto della sabbia aveva il tritello di tufo di Pienza. Cioè, loro utilizzavano il tritello di tufo di Pienza al posto della sabbia, la macinavano e poi la mescolavano con la sabbia e veniva questo colorino giallino dorato, che qui si vede un po' più marrone perché l'ha da tirare. Ma quando tira diventa così, vedete, diventa uguale a quella antica, praticamente la stessa malta con cui fu murata tutta la chiesa. Quella diventò la malta con cui io ho fatto tutto diciamo, il restauro architettonico estetico della chiesa della Pieve di Corsignano. Ecco, qui vedete delle scene di lavoro, si notano i gattucci, eccoli qui, cioè il tetto è stato rifatto esattamente all'antica e finalmente siamo arrivati al giochino. Io vi ho detto fin dall'inizio che questa chiesa la si stava aprendo verso l'esterno e non volevo assolutamente metterci delle catene. Catene esterne, perché l'unica struttura che avrebbe impedito a questi muri di andare a valle erano delle belle catene di ferro fra parete a parete. Io avevo detto, belline dentro una chiesa meravigliosa come questa. Ci fanno una bella figura e quindi mi sono guardato bene da una soluzione così cretina. Sarebbe stata comunque la più ovvia, perché quando a qualcuno mette mano alle monumenti e li consolida, spesso e guarda la parte strutturale, ma non pensa alla parte estetica o conservativa. E questo è un piccolo difetto di certi restauratori. No, essendo un architetto, invece io ho tenuto molto anche alla parte estetica, cioè alla parte conservativa di questa meravigliosa chiesa. E allora come si fa? Sì, architetta! Come vedete, mi sono creato una cerniera. Oh, vi voglio raccontare un piccolo episodio che a me mi chiesero
400.000 lire a elemento. Cioè, questo elemento qui e gli stessi elementi per il puntone che andava dalla navata, dal muro della navata centrale al muro esterno. C'era due di questi elementi completi, 400.000 lire. Voi bussate tutti i grulli. Ne parlai con Don Acilio e disse: e come si fa, architetto? Allora che si è fatto? Ho disegnato io personalmente questi elementi, mi sono costati 30.000 lire l'uno. Ecco come si fa a risparmiare tanti soldi in tanti lavori che invece vengono buttati via. Allora, in pratica lei è un elemento che agguanta da una parte, qui vedete c'è il puntone della che va dal muro della navata centrale di destra, per esempio, al muro di destra esterno, e da quest'altra parte c'è l'arrivo della capriata della navata centrale, perché la navata centrale era coperta da capriate come c'era prima. Io dovevo rifare il tetto esattamente come quello che c'era prima, potevo mica cambiare il tetto. Quindi le capriate di questa chiesa sono state rifatte esattamente come quelle che c'erano originali. A questo punto dov'è la differenza? La differenza è che questo occhiello che è qui, ora qualcuno noterà che qui c'è un tondino che passa dentro, qui lei è un tondino di 20 che, passando dentro questo occhiello, mi collega il puntone alla catena e la fa diventare una cerniera. Eccola l'architettura, eccola la trovata che conta. Allora, come funziona questo sistema di capriata puntone? Funziona così, vedete, questa è la capriata, qui c'è la cerniera, allora mezza capriata, cerniera, puntone, eccolo qui come funziona. Il puntone, ruotando verso il basso, va a pigiare senza tirare. Perché l'è collegato perfettamente al muro di sommità del muro della navata centrale, quindi può solo ruotare ma non può spingere, e quindi non apre più il muro, ma anzi col suo peso, ruotando in senso opposto, impedisce proprio questa rotazione e quindi mi stabilizza il muro che mi stava aprendosi verso valle. Giochino bellino, eh? E qui ve lo vedete ancora meglio, vedete? Il tondino di 20 messo nel cordolo che va in sommità dei muri della navata centrale, e ovviamente anche i muri in sommità di quelli esterni, perché mica l'ho appoggiato nella pappa che c'avevo, ci ho messo il cordolo anche su muri esterni dove appoggiano questi puntoni. Quindi si è ottenuto praticamente, poi bellissimo, si vede appena, guardate la meraviglia di come è stato risolto questo particolare. Qui è stato smontato, non si vede nulla perché la malta è esattamente la stessa, le pietre sono esattamente le stesse, e qui c'è la catena che va dentro al cavedio. Si vede il filino di polistirolo, lo vedete, eccolo qui, eh? E poi qui dentro c'è il ferro, avete visto, eccolo qui, che passa dentro, vedete, ecco il trucco, vedete, eccolo qui, si vede bene, e impedisce al puntone di tirare, di spingere. Eccolo qui, cerniera, capriata, cerniera, cerniera, sommità di un muro. E quindi avete ben capito che questo sistema, oltre a non spingere verso l'esterno, mi fa da catena. Non solo
ma mi impedisce al muro di ruotare in senso opposto. Quindi, come si dice, se preso due piccioni, anzi, io l'ho preso anche qua, ne ho preso anche cinque, una fava sola. La chiesa non si è più mossa, quindi appunto i chiacchiere arrivano poco lontano. La chiesa non si è più mossa nel 92 e la stava praticamente andando in collasso generale. Ecco qui, eccolo, vedete, eccola qui. Qui si vede il puntone, qui sotto c'è l'occhiello dove ci passa il tondino di 20 che li impedisce di tirare, ma gli permette la rotazione e quindi di andare a contrastare la spinta verso l'esterno, oltre al fatto che l'è collegato, quindi c'è il collegamento stesso, che il legno stesso in questa condizione qui, vedete, ecco, praticamente fra qui e qui c'è due cerniere, quindi c'è un collegamento diretto, che quindi questo non può andare in qua perché l'è tenuto fermo da questo, ma poi la serie di puntoni incennerati sulle capriate gira in questo senso e quindi c'è un momento positivo nei confronti del movimento verso l'esterno di muro. È stato efficacissimo, non si è più formata una lesione. Ecco, qui ci avete il puntone prima di essere messo in opera e si vede chiaramente qui il foro dove passa il tondino. Eccoli qui messo in opera, vedete? Qui dentro ci sarà il tondino di 20, tutti i puntoni albergati, sono tutti liberi di ruotare, chiaramente, perché sono tutti appoggiati, ma in realtà sono incennerati, ma sono tutti belli liberi per non ammalorarsi. E qui c'è ancora qualche esempio di preparazione di cavedio, diciamo. Questa è la parte ancora della chiesa, si vede il tetto, i puntoni belli messi in opera. E qui finalmente la bellissima serie di capriate che praticamente sono state sostituite a quelle se l'ha trovato completamente disfatte. E fa un po' d'emozione, vi giuro, vedere queste strutture, vedete, mentre andavano a posto su una chiesa di questo tipo, perché effettivamente sono strutture bellissime che, anche se antiche, ma fanno sempre la loro figura. Guardate, bella anche questa fotografia. Questo non me lo ricordo. Ecco, poi, come vi ho detto, siccome c'era anche la torre era stata ridotta male, l'avevano tagliata, io nel progetto avevo proposto di portarla alla copertura in orizzontale, e quindi gli ho dovuto trovare un sistema di smaltimento dell'acqua che, come vedete, è formato da una specie di condotta tutta circolare con la copertura, l'acqua la va qui dentro e dopo, tramite una doccia, la viene espulsa. Ah, fra l'altro, mi scordavo, siccome la torre si stava aprendo, e qui si notano già i segni, vedete, le aperture fra i giunti che denunciano, diciamo, il discorso dell'apertura della torre nella testata. Queste strutture sono soggette proprio a questo tipo di dissesto, si stanno aprendo verso l'esterno e quindi sono abbastanza delicate e vanno protette soprattutto anche dall'azione dell'acqua, e allora l'acqua la va tenuta lontano da queste strutture e bisogna pensarci bene. Questo è il cordolino di 10 che gira tutto intorno alla sommità. Bene, staffettine di 5, ecco la torre praticamente quasi finita, ora l'è finita,
qui notate la rimessa a posto di tutti gli archetti che erano tutti dissestati, quindi uno per uno sono stati rimessi in assetto e senza smontarli, praticamente rimettendo a posto i pezzi che avevano ruotato, perché erano ridotti parecchio male, proprio ridotti molto male, stiaccati con la matta che vi ho detto, quella originale tipo quella che hanno usato loro per fare, diciamo, il primo intervento di realizzazione della chiesa. No, ce n'è ancora un po' da vedere. E ora si comincia a ritornare dentro e vedete il risultato. Tutta la chiesa è stata ripulita, intonacate, intonacate addirittura a toppe, perché quando si rompeva qualche cosa, come avete visto in quel muro che ho fatto vedere all'inizio, loro penavano un po', intonacavano e tappavano alla buca, facevano così. E io tutto questo intonacaccio brutto messo dopo gliel'ho ritolto e la chiesa è venuta bellissima. E la pietra di Pienza trionfa, perché se c'è una bellezza di questa chiesa sta nella sua semplicità. È una chiesa che non ha arredi, c'ha solo un bellissimo crocifisso con altare a mensa proprio unica, povero, poverissimo, ma vi giuro che starci dentro è un'esperienza. Fra l'altro, ora ve lo farò vedere, è la chiesa dove si è battezzato il Papa Pio II Piccolomini, che ha costruito Pienza, che ha trasformato il vecchio paese di Corsignano nella città di Pienza. E era un bellissimo esempio di architettura, diciamo, che fa onore alla nostra Toscana, che è piena di esempi come questi, fa veramente una bella figura nella sua semplicità, ma vi giuro che starci dentro è un'esperienza. Comunica un senso di pace, un senso di bellezza, perché voi non siete, vi sentite al centro di un ambiente antico, si respira la storia che questa chiesa c'ha dentro, che non si può costruire artificialmente, ed è veramente bella. Vedete, tutta ripulita, vedete? Portale con la porta, i sordi, c'è sempre la porta fatta con la lamiera. Il portale è stato ripulito e restaurato, ma la porta è sempre quella. A meno tempi che ho fatto il restauro io, i sordi per rifarla non c'erano, né questa né quella principale che Don Ecidio fece dopo. Poi Don Ecidio, guardate che roba. Questa foto è eccezionale. Qui qualche imbecille ha fatto un furto, è andato a levare, a rubare una lapide che faceva parte di questa chiesa, perché purtroppo è una chiesa in mezzo alla campagna, quindi se la si vuole far visitare bisogna che la sia aperta, ma essendo aperta le è esposta all'imbecillità. Ecco, per quello avevo detto guardate le lesioni nel pavimento, perché chiaramente io il pavimento l'ho solo ripulito, non l'ho certo smontato. Guardate le lesioni che vi fanno capire il che stava succedendo in questa chiesa, si stava tutta prendendo, vedi che vi dicevo, in prove schiaccianti, indiscutibili. Però guardate bella, avendola tutta ripulita per benino, tolto tutte le macchie, tutte queste macchie di intonatura, c'era di tutto, si è trovato di tutto, e
come sta bene il tetto, devo dire, fa anche la sua figura. Si è disegnato anche lampadari che sono semplicissimi, l'ho disegnato io. Sono due lamiere tonde saldate, perché i soldi per fare cose più belle non ci sapevano, ma come noterete tutti è veramente una bellissima chiesa. Qui siamo arrivati al Cristo del 1200, Cristo che forse anche di più, ma comunque sicuramente di 1200, quindi uno dei primi esempi di questo tipo di statua di Cristo in legno, con il sistema che ho trovato io. Gli ho rifatto la nicchia che era completamente dissestata, e poi ho fatto un sistema di quattro blocchi di acciaio inossidabile con le serrature di sicurezza che tengono un vetro di 430 kg. Quindi qualche imbecille che si intendesse di andare a toccare questo crocifisso se la dovrebbe vedere con un cristallo speciale di 400, a parte le cerniere, a parte le serrature di sicurezza in acciaio inossidabile che sono fortissime, ovviamente solidali con il muro, e quindi sistema molto 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 agganciato, dovrebbe vedere con 430 kg di vetro. Perché l'altra soluzione che volevano fare, e io scartai, era quella di metterci davanti un'inferriata. Scusatemi, ma se ci mettiamo davanti un'inferriata e facevi il Cristo in galera. E quindi ho preferito questa soluzione, che effettivamente si vede, un po' si vede, ma è, però non disturba assolutamente la figura. E su questo è il suo altare, anche se è stato tutto ripulito, e questo è il fonte battesimale di Pio II. Come vi dicevo, questa illustre chiesa può vantare il fonte battesimale di Pio II. E questa è l'altro mistero, che non si sa chi è questa signora, la signora misteriosa. Io ero amico di tutti i preti più antichi, devo dire antico, perché il prete più esperto sulla pieve di Corsignano è morto a 100 anni, 103, era il responsabile del museo di Pienza e sapeva. E detto questo, però, anche lui non è riuscito a sapere chi era questa signora, e quindi è rimasto un mistero. Bene, io